Terre Sapori e Vini ci porta questa volta in Bassangone, siamo in provincia di Torino, alle spalle della città del capoluogo, siamo saliti fin sopra Quazze, siamo nell'alpeggio Seller Inferiore e anche con un po' di fiatone siamo saliti fin qua per vedere le mucche di Luciano Giancarlo, che lui qua sta in alpeggio per 4 mesi all'anno. 4 mesi all'anno, sì. Veniamo su alla fine di maggio, giugno, luglio, agosto, fine settembre andiamo giù. Qua producete ovviamente anche il formaggio. Eh sì, facciamo la toma di mucca, il chevrin e la toma di capra. E infatti in questo periodo si sta preparando la festa, la 17ª festa del chevrin di Quazze, però il chevrin voi avete già finito di produrlo ormai. Ah sì sì, non hanno più tanto latte adesso, poi ancora quest'anno che è proprio asciutto così. Non hanno più tanto latte, facciamo 2 tomette di capra, tutto lì. Lei ha 33 mucche e un bel po' di capre anche. 130 ne abbiamo capre. In questo periodo producete la toma, quanto riuscite a produrne? Muggiamo per lì 70-80 litri di latte, fa poi una toma di 7 kg qualcosa, via. 7 kg che voi vendete giù in paese, ma anche ai turisti che vengono qua, che sono numerosi. Sì, i turisti che vengono qui sono abbastanza numerosi, non ho roba e qui in estate ne vendiamo abbastanza qui. Gli animali qua di che razza sono? Sono incroci normanni. Normanno hanno un latte più grasso, fa la toma più morbida, ci troviamo un po' meglio, via. Abbiamo visto che la Valsangone è caratterizzata dalla gastronomia, fra la gastronomia non ci sono solo i formaggi, i funghi, ma c'è anche il pane, con Dario Calcagno, panettiere qua in Giaveno. Intanto, che cos'è la Deco? La Deco è una protezione del pane tradizionale di Giaveno, cioè praticamente il pane di una volta, come veniva prodotto dai miei nonni. Ed è anche per quello che avete organizzato una festa dove proponete il pane di una volta. Noi proponiamo il pane di una volta, soprattutto proponiamo veramente alle persone di trovare un gusto diverso, cioè il gusto che forse manca con l'industrializzazione dalla sua tavola. Quindi prodotto tipico di Giaveno, il pane come il fungo, come altri prodotti.